Benvenuti a Domenica Sport, cari amici di Telemolise. Allora, prima poi di entrare nel vivo di questa trasmissione che da un po' di tempo, esattamente dal 15 di marzo, domenica 15 di marzo, abbiamo un po' trasformato in una trasmissione di intrattenimento, sempre sportiva per carità, ma di intrattenimento più che di partite, di servizi, perché evidentemente non si gioca da nessuna parte. Ebbene, ci tenevo a dire proprio all'inizio di questa puntata di Domenica Sport che oggi, 3 maggio del 2020, sono esattamente 33 anni, perché ricordo perfettamente, lo sanno in molti, insomma, l'ho scritto anche su Facebook, la mia avventura a Telemolise è iniziata venerdì 1 maggio 1987, quindi la prima puntata di Domenica Sport risale proprio al 3 maggio del 1987, quindi oggi sono esattamente 33 anni, insomma, è una circostanza abbastanza particolare, anzi sottoporrei subito poi insieme magari ad Eleonora, anche l'unico che può sapere cose del genere, soltanto il nostro amico Vittorio Reale. Quante volte in questi 33 anni c'è stata appunto la ricorrenza del 3 con l'abbinamento domenicale. Va bene, comunque lo faremo tra poco, se Vittorio all'ascolto in visione ci risponderà velocemente. Trasmissione comunque sempre con tanti ospiti graditi e prestigiosi, ma come sempre in questo ciclo di trasmissioni, Eleonora D'Aversa. Buonasera a te, Eleonora. Buonasera direttore e una buona domenica a tutti i nostri amici telespettatori, ben ritrovati. Anche questa sera siamo pronti per dare inizio ad una nuova puntata di Domenica Sport, precisamente la 1209. Come ben sapete, ogni domenica, ormai da un paio di mesi a questa parte, sono tanti gli ospiti che intervengono nell'ambito della puntata, nell'arco della puntata attraverso dei collegamenti Skype. E anche questa sera, anche per questa puntata, ne avremo di numerosi e delle personalità davvero di spicco. Quindi il mio invito, come sempre, è a non perdervi e se vi va di partecipare attivamente alla puntata scrivendoci i vostri messaggi su WhatsApp al numero 331 26 5 volte 2, oppure potete inviarli anche al direttore qualora abbiate il suo numero privato. Come di consueto ricordo che ci potete seguire in diretta Domenica Sport sia sul canale 11 per il Molise che sul canale 880 in Lazio, compresa Roma, ma è possibile farlo anche dalle altre parti d'Italia e dall'estero, su Facebook, su Amazon TV e su YouTube. Su Facebook, precisamente sulla pagina Facebook di Telemolise, dove troverete la diretta di questa puntata, su Amazon TV, che lo vediamo quotidianamente nelle pubblicità, è tra le piattaforme più grandi al mondo per vedere video, contenuti video, e su cui da qualche mese è disponibile anche Telemolise. E come funziona Amazon TV? Vi basterà acquistare e collegare la chiavetta Amazon Fire Stick al vostro televisore, alla vostra Smart TV. Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma, vi basterà cercare Telemolise e alle 18 collegarvi per seguire Domenica Sport. E poi, terza ed ultima modalità, ancora più semplice ed immediata, è YouTube. Vi basterà digitare sull'applicazione YouTube, sulla vostra Smart TV o sul cellulare, sul tablet o qualsiasi altro dispositivo, digitare Telemolise e tra i risultati che vi verranno fuori cliccare su Telemolise Live. In questo modo potrete seguire ciò che sta andando in onda sulla rete principale, quindi sul canale 11 qui in Molise, anche attraverso YouTube, comodamente anche se non siete appunto in Molise o in Lazio e vi trovate in altre parti d'Italia o all'estero. Va bene, allora, dunque presento gli ospiti fissi di questo ciclo di trasmissione. Di trasmissioni sono, come al solito, Gianni Bruno e Luigi. Buonasera a voi. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, prima di poi andare avanti con la trasmissione, io volevo far vedere, perché ci hanno segnalato, mi hanno mandato queste foto, esattamente, che sono state scattate sabato pomeriggio per la strada. Questo è il marciapiede che collega Campobasso a Ferrazzano. Vedete qui tutte. No, torniamo su quella di prima, se riesce alla nostra regia, esattamente perché devo far vedere le differenze. Allora, questo è il marciapiede con il verde da dove c'è il cartello Ferrazzano. Quindi da qui in poi, grazie al comune di Ferrazzano, vedete erba tagliata, piante innaffiate,
e quant'altro. Insomma, è veramente piacevole, insomma, vedere uno spettacolo del genere. Adesso andiamo su quella successiva. Ecco, questa invece è praticamente la situazione da quando si trova il cartello Campobasso a scendere. Quindi vedete che differenza. Eccola qui un'altra fotografia, erbacce, tutto incolto, evidentemente nessuna cura di una passeggiata, che è sicuramente uno spettacolo. Chi abita a Campobasso e a Ferrazzano lo sa esattamente. Bene, io ringrazio chi ci ha mandato queste fotografie, le giro naturalmente al Comune di Campobasso, al Sindaco Gravina, all'Assessore Gredella, che pure facevano tante storie prima di essere eletti, perché insomma il coronavirus c'è anche a Ferrazzano, voglio dire. Quindi complimenti al Sindaco e all'amministrazione di Ferrazzano per come tiene questo percorso verde, cartellino non rosso, strarosso, evidentemente al Comune di Campobasso con il Sindaco in testa, perché evidentemente non si tiene un percorso di quel genere in queste condizioni. Soprattutto, proprio ripeto, c'è una netta differenza alla confluenza dei cartelli. Cioè, quando si incontra il cartello Campobasso è quello che abbiamo visto, quando si incontra il cartello Ferrazzano fino a Ferrazzano è un bel vedere. Le cose si fanno concretamente, mi riferisco sia al Sindaco Gravina che all'Assessore Gredella. Più che le parole, contano i fatti e le fotografie. Siccome noi non crediamo a niente se non abbiamo le prove, ringraziamo questo telespettatore che ci ha mandato queste foto che testimoniano chiaramente proprio la diversità di vedute a distanza di 3 km, insomma, perché Campobasso e Ferrazzano distano 3 km. Allora, volete dire qualcosa voi su questo? Mi dispiace che... Sono foto, cioè non voglio dire... Non è che sono congetture di qualcuno. Mi dispiace che il Comune di Ferrazzano tenga al decoro urbano e relativo alla natura, e quello di Campobasso, foto alla mano, no. Insomma, è stucchevole che ci sia la delimitazione politica dei confini rispetto, insomma, a un percorso ciclabile e pedonale che è davvero bellissimo, come dicevi tu. Aggiungo che da domani si potrà andare a praticare questa attività all'aperto, e chi è un po' conoscente, insomma, di erbacce alte può ben immaginare che, insomma, un'erba così alta può anche nascondere qualche animale che ti potrebbe fare compagnia durante il percorso, cosa che naturalmente non ci auguriamo, perché io credo che da domani la pista ciclabile di Ferrazzano sarà comunque popolata rispetto a questo mese e mezzo. Vabbè, anche se si può andare da soli. Si può andare da soli, però comunque si potrà andare. E per fortuna, perché insomma veramente, io poi quando sento qualcuno che usa verbi che mi danno un fastidio terrificante, insomma, vi concediamo, a me non concede niente nessuno, perché i miei diritti personalissimi sono sanciti dalla Costituzione e da nessun altro, quindi né dai politici, né dagli amministratori né nazionali né locali. A me personalmente, che ho pagato sempre le tasse, e si può andare a controllare presso l'Agenzia delle Entrate, e fior di tasse ho sempre pagato nella mia vita, a me nessuno concede niente. Cominciamo a usare i verbi giusti, perché le concessioni non rientrano nell'articolo 1 della Costituzione, che salvaguarda i diritti personalissimi a livello di persone fisiche. Allora, Eleonora, intanto puoi cercare il primo collegamento Skype. Io saluto a Termoli il nostro Pino Somma, che ci fa compagnia anche in questo nuovo format di trasmissioni. Buonasera a te, Pino. Buonasera, direttore, dalla redazione di Termoli. Siamo qua con un po' di dati calcistici per quanto riguarda questa stagione. Soprattutto oggi sarebbe dovuto essere l'ultima giornata nel campionato di eccellenza, con il comprensorio Vairano in vetta alla classifica a Piotto sulla seconda in graduatoria. Proprio il comprensorio Vairano avremo i dati di questa squadra, che probabilmente dovrebbe approdare al campionato di Serie D e quindi salutare il Molise, e poi avremo anche i dati per quanto riguarda un'altra squadra importante del campionato di promozione, che sarà il Trivento. Certamente, saluto il nostro ospite fisso per questa puntata di Domenica Sport, lui è a casa e lo saluto subito. Rosario Filipponio, buonasera a te.
Sì, buonasera a tutti, buonasera direttore, un saluto caro a Luigi e a Gianni e una buona visione a tutti. Allora, Rosario, avevamo annunciato noi sui social e anche attraverso Telemolise che era ospite Mimmo Sabbatelli. Ci sei tu, che sei il suo secondo, per un problema, non lo voglio nemmeno pubblicizzare, però insomma Mimmo Sabbatelli non poteva essere qui a quest'ora e ringrazio comunque sia lui che te. Quindi insomma tu interloquirai con noi per tutta la trasmissione. Quindi grazie a te e ci sentiremo Grazie a voi. naturalmente. Ci sentiremo naturalmente tra pochissimo. Allora, abbiamo il primo collegamento Skype con l'ingegner Roberto De Felice, che 2 anni fa abbiamo anche premiato a Telemolise nel cuore, perché lui è praticamente uno dei commissari di percorso della Formula 1. Si dice così, Roberto? Sì, Buonasera a te. buonasera. Buonasera. Ciao Antonio. Non commissario di percorso, commissario tecnico. Commissario, ho sbagliato, scusami. No, ci mancherebbe. Scusami tanto, commissario tecnico. Allora, tu che poi ce lo spiegasti anche quando sei stato nostro ospite al Coriolis 2 anni fa, praticamente segui tutto il circuito europeo e anche qualche tappa della Sì. medio asiatica. Sì, normalmente faccio tutti i Gran Premi europei, più il Baku, sarebbe l'Azerbaigian, Abu Dhabi, il Bahrain, e questi diciamo 12-13 appuntamenti all'anno in ambito FIA, più quelli italiani per la C-Sport. Certamente, senti, quest'anno evidentemente è stata ferma finora. Ho letto ultimamente questa settimana sulla Gazzetta dello Sport che il primo Gran Premio di Formula 1 in calendario dovrebbe essere il 9 agosto. Il primo attualmente stanno la Federazione e la Formula 1 stanno lavorando per fare il primo in Austria, in Ungheria, in Austria sul circuito del Red Bull a luglio. A luglio, quindi un attimo prima di quello che Però è ancora tutto in forse, diciamo, stanno lavorando per poter fare due Gran Premi di seguito nelle due prime domeniche, di luglio. Certamente, senti Roberto, veramente sei un privilegiato perché insomma, per chi ama le competizioni motoristiche di Formula 1 in particolare, chiunque vorrebbe seguirle come lo fai tu, no? Perché Sì, certo. tu lo segui praticamente dalle piste. Sì, ho il vantaggio di fare un lavoro, un hobby, che poi è diventato anche un lavoro. Lo faccio, lo seguo direttamente dai box dove abbiamo la nostra postazione dove effettuiamo le verifiche delle vetture. Quindi voi verificate ogni Gran Premio tutte le vetture. Sì, noi verifichiamo, giovedì, mercoledì e giovedì si fanno i controlli di sicurezza su tutte le vetture. E poi dal venerdì, dopo le prestazioni, quindi dopo le prove libere, dopo le prove ufficiali e dopo la gara, si verificano le vetture per quanto riguarda, la conformità ai regolamenti. Luigi, volevi fare una Sì. domanda? Ci sono Luigi qui e Gianni Bruno. Sì, buonasera, buonasera Roberto. Allora, Buonasera. chiaramente qui siamo un po' più di estrazione calciofila, no? Quindi Immagino. ne capiamo un pochino di più sul calcio. Però, insomma, vorrei capire quali sono le misure che sono state previste nell'ambito della Formula 1 e se anche in questo sport, diciamo, ai massimi livelli si pensa di ripartire, ma diciamo a livello nazionale, regionale, credo sia un po' più difficile. Penso ad esempio a Rally, leggevo che è stato annullato il Memorial Battistini qui negli ultimi giorni. Insomma, quindi vorrei capire un pochino come funziona e quali sono state le direttive nel vostro mondo che avete e dovrete osservare, nei prossimi mesi. Allora, l'automobilismo ha diverse tipologie di percorso, di ambienti, non è come il calcio che si svolge sempre sui campi di calcio. A seconda delle tipologie di gara abbiamo gare su circuiti permanenti, che sono quelle che riguardano la velocità in circuito, quindi la Formula 1. E poi invece abbiamo tipologie di gare su strade, che sono i rally e le gare in salita. Attualmente la federazione, sia la Federazione Internazionale, la FIA che la C-Sport, stanno cercando di trovare una soluzione
per poter iniziare le competizioni nei circuiti permanenti. Perché è un po' più semplice? Perché sono controllati, perché il pubblico si può distanziare o addirittura si può pensare di fare delle manifestazioni con le tribune chiuse, cosa che invece è impossibile farlo sulle gare tipo rally, dove le manifestazioni si svolgono su strada. Quindi il primo tentativo per ripartire è quello di organizzare gare in circuito. Gare in circuito che probabilmente saranno circuiti chiusi, quindi senza accesso del pubblico, solo le televisioni, e con delle misure di sicurezza per quanto riguarda gli addetti ai lavori. Quindi i soliti controlli, controlli di temperatura in ingresso, distanziamento, sanificazione delle vetture dopo ogni utilizzo e diciamo un po' tutto quello che le autorità sanitarie hanno previsto per la vita civile, insomma. Va bene Roberto, chiaramente quindi adesso sei, naturalmente tu fai la tua attività insomma, professionale, perché l'ho detto prima, sei ingegnere, però per quel Sì. che riguarda quella continua tranquillamente, no? Ci Quella mancherebbe continua perché diciamo che anche in quel campo, l'altro 50% del lavoro, io mi occupo di controlli di sicurezza e questi controlli di sicurezza rientrano in un codice Ateco che attualmente è permesso, quindi essendo controlli di sicurezza siamo stati autorizzati a effettuarli. quindi lavori tranquillamente per la Formula 1, sei un attimo, possiamo dire, usiamo un termine di Formula 1, è un pit stop un po' più lungo. Un pit stop più lungo, ho avuto solo l'inizio a fine febbraio, sono stato 6 giorni in Bahrain per le prove e poi dopo si è fermato tutto praticamente. Ho avuto un po' di difficoltà per rientrare, però diciamo che è andato tutto bene, le prove si sono effettuate, però dopo queste prove che sono terminate il 3 di marzo, diciamo che nel mondo è scoppiata la pandemia e quindi ci siamo fermati. Mi ricordo 2 anni fa, esattamente 1 anno e mezzo fa, perché era il dicembre del 2018, quando ti premiammo a Telemolise nel cuore, mi dissero tantissime persone, dice, ma come noi nel Molise abbiamo un molisano che è commissario tecnico della Formula 1? Eh sì, 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 è vero, è vero, è vero. è vero, stai qua, lo possiamo dimostrare anche in questo caso. Noi portiamo sempre le testimonianze dirette, per cui insomma non cerchiamo sempre di portare foto, persone, quindi complimenti insomma, perché Grazie. complimenti a te, perché insomma io ti ho conosciuto qualche anno fa, però insomma complimenti per questa tua attività. Senti, un'ultima cosa volevo chiederti, siccome sei, voglio dire, molisano e quindi italiano, ma Certo. quando la Ferrari perde, rosichi un po' o no? E beh, diciamo che c'è un aspetto interno nel cuore, sono sempre stato da ragazzino un tifoso Ferrari, però poi sul lavoro bisogna scindere le due parti, la parte professionale dalla parte del cuore. Però, insomma, se dipendesse da te, gli daresti magari una spinta, no? Perché, Una tra spinta l'altro, morale. credo che, lui, che Hamilton sia al sesto titolo consecutivo, no? Sì. E quindi, insomma, Sta siamo. cercando di raggiungere Schumacher nel settimo titolo, certo. Certamente, però, insomma, rosichiamo parecchio noi italiani. Beh. Questa nuova macchina, come ti sembra? Questa nuova macchina ha girato per ora poco, solo nelle prove a Barcellona. Sembra che i tecnici debbano ancora lavorare perché c'è ancora un certo gap dalla Mercedes. Quindi rimane questo handicap nei confronti della Mercedes, che però è veramente organizzatissima, no? Tu che le segui da Sì, vicino. purtroppo sì, è vero. Mercedes, bisogna fare tanto di cappello per l'organizzazione, per come sono strutturati. Anche sotto il profilo proprio della ricerca aerodinamica. Sì, in tutto, motoristica, aerodinamica, nuove soluzioni. Adesso hanno realizzato questo nuovo sistema del DAS, il doppio sterzo, il doppio asse di sterzo. Sono tutte soluzioni all'avanguardia che naturalmente costringono le altre squadre a raggiungere e a lavorare ancora più duramente.
Va bene Roberto, io ti ringrazio moltissimo per Grazie a questo voi e collegamento auguri per Skype. l'anniversario. Grazie, 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 in bocca al lupo. Grazie. È la prima volta che vai, speriamo che inizi veramente in Austria. La prima volta che vai, lo fai sempre, portare un po' di Molise in giro per il mondo. Però insomma, magari oltre a un po' di Molise, porta anche un po' di Telemolise, va bene? Va bene, sarà fatto. Grazie Roberto, Grazie a voi, grazie. buona serata. Grazie a te, vedete che abbiamo delle professionalità. Rosario Di Filipponio, assolutamente incredibile, no? Assolutamente sì, c'è solo da pensare che il nostro Molise offre tante situazioni positive, tante persone di un livello altissimo. È il caso appunto del nostro commissario di Formula 1. Ma in tantissimi campi, che sia l'atletica, che sia la Formula 1, pallacanestro, calcio, penso che il Molise si stia facendo rispettare. Va bene, Eleonora, hai già qualche messaggio oppure ci fermiamo? Decidi tu. Sì, ci sono già dei messaggi, direttore. In particolar modo, oggi è il compleanno di un nostro fidatissimo telespettatore, Florindo Fierro, e noi lo sappiamo perché ci ha inviato questa informazione insieme a delle foto, la moglie rubandogli di nascosto il cellulare. Il Il gancio è stata la moglie, quindi Angela chiedeva di fare gli auguri da parte sua, direttore, a Florindo per il suo gancio è stata la moglie. Ci compleanno. mancherebbe altro, però fai vedere anche qualche foto, se te l'ha Sì. mandata, così gli facciamo gli auguri. Eccola qui, la famiglia riunita, quindi complimenti a Florindo. Ecco, spegni anche le candeline, poi col cagnolino in braccio, e insomma, in attesa di nipoti, evidentemente, si coccola il cagnolino. Complimenti a questa bellissima famiglia, compreso il cane. Poi E Eleonora? auguri anche da parte mia a Florindo. Poi, direttore, questo messaggio. Antonio, complimenti per i 33 anni di trasmissione sportiva da Oscar e Francesco Brunetti e sono anche onorato di aver per qualche anno contribuito come sponsor della Come trasmissione. no, me lo ricordo perfettamente. Francesco Brunetti, grande amico di Busso. E un bacione a lui e soprattutto ad Oscar, che è un ragazzo veramente sportivo, perché insomma fa veramente di tutto e di più. Grazie a tutti e due, ma soprattutto a Oscar. E infine saluto e ringrazio Vittorio Reale che è con noi anche questa domenica e che ricorda l'importante traguardo dei 33 anni di questa trasmissione. E però non ha risposto alla domanda che faceva d'inizio puntata il direttore. E quindi Speriamo. aspettiamo la tua risposta, Vittorio. Facci sapere quante volte è capitato in questi 3 anni che il 3 maggio fosse appunto domenica, come oggi. E ci fermiamo per un paio di minuti di pubblicità, quindi restate con noi, a tra poco. Siamo sempre in diretta dalle sedi di Campobasso e Termoli e naturalmente con vari ospiti dislocati un po' su tutto il territorio molisano e nazionale. Allora saluto il presidente del Vasto Girardi, Andrea Di Lucente, che è collegato con noi via Skype. Buonasera Andrea. Buonasera, direttore, buonasera a tutti. Allora, la domanda che io ti ho fatto anche un'intervista durante il nostro TG Sport, insomma, già allora c'erano parecchie riserve anche da parte tua. All'epoca mi dicesti, perché tu, insomma, sei anche imprenditore con Galm Consulting, consigliere regionale. Mi dicesti, io ho un sacco di dipendenti a casa ed è difficile che si possa ripartire, insomma, per finire il campionato di Serie D, te lo ricordi? Sì, lo ricordo bene, era più di un mese fa, quindi adesso non è cambiato nulla. Domani ci fanno ripartire in qualcosa, ma dobbiamo stare sempre molto attenti, ma penso che per i campionati minori non ci sia nessuna speranza di ripartire. Anche perché con il protocollo che è stato fatto per, diciamo per le società di Serie A è in sostanza un protocollo talmente rigido che a mio avviso, io lo sto ripetendo da parecchie domeniche, anche la metà delle squadre di Serie B avrebbe veramente problemi a rispettare un protocollo del genere. Quindi questo significa bloccare, fermare completamente
ogni tipo di sport agonistico. Ma guarda direttore, fin quando si parla di Serie A posso anche capire, ma facciamo l'esempio della Serie D, l'esempio della mia squadra, il Vasto Girardi. Domenica, tra tre domeniche devo andare a giocare, io l'ultima partita, l'ultima trasferta che avrei dovuto fare era Cattolica. Allora, ho 20 giocatori più lo staff, quindi 30 persone che si muovono col pullman dal sabato. Il sabato non potrei partire perché gli hotel sono tutti chiusi ancora. Viaggiare su un pullman di 56 posti, a stento ce la facciamo a garantire gli spazi necessari. E poi i vari ristoranti, una squadra mangia chi alle 11, chi a mezzogiorno, chi all'una, o distanti 2 metri, 3 metri, 4 metri. Diciamo, questa è una questione logistica. Se poi vediamo gli allenamenti, cioè tutti conosciamo le nostre strutture di Serie D, di Serie C, cioè come facciamo ad andare ad iniziare a garantire ai nostri atleti che è tutto a posto? Praticamente impossibile, l'ho detto prima, ma è impossibile, cioè la Serie A è un mondo a parte, ma anche per la Serie B, perché metà delle squadre di Serie B per me avrebbe soverchi, impossibilità ad attuare un protocollo simile. Un'altra cosa che ti volevo chiedere è però che cosa, perché quello che tu sei, voglio dire, se non avessi una passione sfrenata, la posso definire così, per il calcio, perché guarda, ti posso capire, perché mettersi in testa questo progetto, me lo passi questo termine, tra virgolette, quasi folle, no? Di portare la squadra del proprio paese in Serie D a vivere una dimensione nazionale che Vasto Girardi probabilmente, non probabilmente, non so in altri settori, ma sportivamente parlando non ha mai avuto. Quindi uno parte con quest'idea, tra virgolette, folle. Io voglio fare questa, e quindi c'è alle spalle, non ci può essere altro che una passione assolutamente sfrenata. Ma da uomo di sport, da persona che ama il calcio in maniera sfrenata, così come lo amo anch'io, alla fine, perché io mi riferisco, perché uno che sta 33 anni la domenica a Telemolise, insomma, ci manca poco, insomma, siamo sulle stesse frequenze e te. Per cui alla fine, ma che cosa accadrà? Cioè, fermano tutto. Ma per esempio promozioni, retrocessioni, non parliamo tanto della D, ma per esempio portare la quarta squadra di Lega Pro in Serie B, hanno detto il sorteggio, ma ti pare veramente una cosa credibile? Guarda, chi deve decidere in questo momento storico, qualunque decisione prende, sia dal lato politico, dal lato sportivo, non deve essere né condannato né esaltato, perché saranno delle decisioni difficilissime da prendere. Io, per come la vedo, fare ripartire i campionati con la stessa struttura di quest'anno, quindi né vincitori né vinti. Sappiamo che ci saranno degli scontenti, ma in tutti i casi ci saranno sempre degli scontenti, anche se verranno premiate le quarte con il sorteggio. Allora vuol dire che tutti i presidenti di ogni categoria dovranno fare un patto tra gentiluomini, quello di non iniziare successivamente con i ricorsi, perché i ricorsi sicuramente non faranno bene a nessuno. Noi quello che dobbiamo auspicare è che ci sarà una ripresa di tutte le attività almeno da settembre, perché sappiamo benissimo che la Serie A ha degli obiettivi completamente diversi dalle categorie minori. Lì girano soldi. Noi principalmente lo facciamo per spirito di sacrificio, per amore del proprio territorio, per una follia propria per il calcio, ma sicuramente lo facciamo anche per il bene che vogliamo alla gente, per la passione che abbiamo, per togliere i bambini in mezzo alla strada, per,
per garantire a tutti quelle 2 ore di sfogo, di sorriso, di allegria che ci può essere nel vedere una partita di calcio e in particolare nei nostri piccoli centri. Tu ogni volta mi dici chi te lo fa fare, e appunto me lo fa fare questo, me lo fa fare la mia sana follia, me lo fa fare il mio amore per Vasto Girardi, per il mio territorio, una passione per il calcio che non ha uguali, e me lo fa fare anche uno spirito di sacrificio verso tutta la mia gente. Certamente, hai risposto benissimo, Gianni. Buonasera Presidente, allora, buonasera Gianni. Buonasera, volevo fare con lei delle riflessioni a proposito delle esternazioni fatte dal Presidente della LND Cosimo Sibilia, al quale praticamente sin da subito ha denunciato il fatto che dal prossimo anno ci potrebbe essere una forte moria di società della LND, cioè non mi riferisco ovviamente solo a quelle della quarta serie, ma dalla quarta serie in giù, quelle di eccellenza e di promozione che molte volte si appoggiano ad uno sponsor, ad un'azienda che garantisce il suo sostegno. In settimana abbiamo anche registrato il parere, il comunicato del Boiano a firma del presidente Liberato Gentile, il quale ha praticamente detto che anche se ci dovesse essere l'abbuono dell'iscrizione per l'anno prossimo, il Boiano avrebbe seri problemi. Lei condivide questa visione di Sibilia sulle società minori? Si parla del 30% che rischia di non partecipare più ai campionati. Guarda, proprio ieri sulla mia pagina personale ho fatto un post che andava su questa direzione, dove parlavo di un comparto che è sull'orlo della bancarotta, ma nessuno vede. Partiamo dalle nostre società, da quelle vicine a noi, dal nostro Molise. Il nostro Molise è fatto di tanti piccoli paesini dove le squadre di calcio sono il diversivo della domenica e dove lo sponsor principale sono il bar del paese, l'alimentari che fornisce le borse ai calciatori, il bar che fornisce le tute, e una raccolta fondi tra i cittadini per fare l'iscrizione. Se ci sono attività che stanno morendo, attività commerciali, sarà sempre più difficile per i presidenti, per le società, cercare degli sponsor, dei piccoli sponsor per ripartire. Allora, la soluzione, io concordo con Sibilia, però sono sempre dell'avviso che c'è sempre un'ancora di salvezza e da qui dobbiamo ripartire tutti quanti, iniziando un'opera di ridimensionamento di quello che è stato il calcio minore fino ad oggi. Iniziamo con tagliare una serie di costi. Giustamente i calciatori devono capire che fare il calciatore in eccellenza in Serie D non potrà essere più una professione, dovrà essere un doppio lavoro, diciamo, e si devono accontentare di rimborsi, non possono fare i calciatori professionistici, perché saranno poche le società che potranno garantire gli stipendi a certi giocatori. Cioè avranno difficoltà, avremo difficoltà tutti, anche squadre come Campobasso che sono forti dal punto di vista economico, non potranno garantire più contratti faraonici come quello di Alessandro o come quello di qualche altro giocatore importante. Quindi se ci sarà un ridimensionamento di tutto l'apparato calcio, di quelle che sono le spese intorno a una squadra, di quello che sono gli ingaggi, di quello che sono le trasferte, perché spero che in una riorganizzazione non ci siano più trasferte che ci costringano a stare 2 giorni fuori. Ho capito, cioè, insomma deve essere trasferte che ci garantiscano di abbattere un certo numero di spese, di costi. Certamente, ho capito perfettamente. Andrea, Luigi, perché così voleva farti una domanda anche Luigi. Sì, per buonasera. Cortesia, brevità anche nella risposta. Buonasera, buonasera Presidente, al volo. Questo stop probabilmente vi permetterà di tornare finalmente
a Vasto Girardi, mi auguro nella prossima stagione, ora non sapremo quando sarà. Volevo solo sapere, perché poi magari bisognerebbe anche capire se a metà luglio o agosto si potrà tornare alla normalità, questo è un punto interrogativo, però vorrei sapere insomma a che punto erano i lavori e se c'era la possibilità poi di poter tornare a casa. So che tu l'avevi vista in un progetto ad ampio respiro come turismo, alberghi diffusi, insomma c'era questa bella idea. Guarda, più che a me questa domanda la dovresti fare all'amministrazione e al sindaco di Vasto Girardi. I lavori erano a buon punto, spero che da domani mattina o tra 15 giorni i lavori riprendano. Ormai hanno le belle giornate davanti, hanno un lungo periodo per lavorare, c'è tutto il mese di maggio, c'è tutto il mese di giugno, c'è anche il mese di luglio, se vogliono, per completare la struttura e metterla a disposizione della società, ma di tutti i cittadini, non solo di Vasto Girardi, ma dell'Alto Molise, alla ripresa delle attività sportive. Andrea, io ti ringrazio. Un'ultima cosa, volevo chiederti perché, siccome ho molti amici, un paio di amici all'interno del Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti, so che in questo momento si sta discutendo molto proprio per andare a una riforma del calcio. Per esempio, ci siamo informati insieme a Gianni e a Luigi, l'Italia ha 100 squadre professionistiche, l'Inghilterra ne ha 40, in Francia ce ne sono 30, in Spagna mi sembra, Gianni, addirittura di meno. Allora, no? Ti leggo... Sì, siamo Francia 40, Spagna 44. Spagna 44, Inghilterra mi pare... Sono due categorie del professionismo e basta in Inghilterra. Due categorie del professionismo. Nel basket esiste soltanto la Serie A, che sono professionisti. Qui si ritengono professionisti anche i giocatori di Serie D. Tu in qualche maniera già l'hai detto, ma voglio chiederti che ne pensi, voglio dire, di una riforma proprio in questo senso. Perché io so che se ne sta parlando a livello di Consiglio federale della Lega Nazionale Dilettanti. Ma si deve ripartire da questo. La riforma in questo momento deve essere il primo obiettivo della Lega Nazionale Dilettanti, del compartimento Serie C, perché altrimenti la moria delle squadre sarà anche superiore al 30%. Se ci sarà una riforma, allora si può andare tutti verso l'obiettivo, che è quello là di continuare a fare calcio in tutti i centri d'Italia, ma lasciare il professionismo solo a Serie A e Serie B, perché lì girano i soldi. Da noi, se riusciamo a finire la stagione senza debiti, ogni anno siamo più che orgogliosi. Quindi sei favorevole? In sostanza. Favorevolissimo, presidente, direttore. se vuoi mi puoi nominare presidente del Vasto Girardi, tu lo sai che a Vasto Girardi... Ad onorem, certamente, insomma, sarei veramente onorato, anche perché a Vasto Girardi, tu lo sai meglio di me, ho una serie di amici incredibili, Franca Ditella, Giorgia, insomma, tutta la corte sacra, che evidentemente io rispetto e amo, perché posso usare proprio questo verbo, veramente amo queste persone di Vasto Girardi e quindi inevitabilmente amo anche Vasto Girardi. Grazie Andrea. Grazie a voi e buona continuazione. Buon lavoro e in bocca al lupo anche per le tue attività. Allora, ci ha risposto Vittorio, è vero Eleonora? Sì, direttore, subito è arrivata la risposta di Vittorio, che ha tenuto a precisare che si è perso la parte iniziale della puntata e per questo non ha risposto alla domanda. Rispondo adesso. Il 3 maggio è capitato di domenica, appunto nel 1987, anno di nascita di Luigi e di Daniela. Nel 1992, anno di nascita del sottoscritto e di Federico. Nel 1998, nel 2009, nel 2015 e l'ultimo oggi, nel 2020. La prossima volta che cadrà di domenica sarà nel 2026. Speriamo che vada avanti anche negli anni futuri e che quel giorno sarà invitato anche il sottoscritto. Di nuovo buona serata e buona trasmissione. Vabbè, lo potrete invitare voi, vabbè, se non, se io spero di esserci ancora, però al limite vi lascio questa eredità. Ricordatevi il 3 maggio del 2026, Eleonora. Di invitare Vittorio. Ricordati, certo. Metti il nodo sul fazzoletto e quindi ricordatevi di invitare Vittorio.
Ci fermiamo un paio di minuti. Ci fermiamo per un paio di minuti di pubblicità, tra poco. Allora, sempre in diretta con Telemolise per Domenica Sport, Rosario Filipponio. Quindi, come dicevo, hai sentito sicuramente, perché tu partecipi a tutta la trasmissione, ho scoperto praticamente stasera che nel basket solo la Serie A, solo in Serie A sono professionisti. Sì, esattamente, solo nella categoria di A1 maschile e di A1 femminile c'è il professionismo. Quindi sono, quindi, scusami, quindi sono... quindi sono 40 squadre? Sì, all'incirca sì, più o meno, forse non ci arriviamo nemmeno, 35-40 squadre più o meno. Il resto tutto dilettantismo, tra virgolette? Sì, tra virgolette è tutto considerato dilettantismo, dalla 2 maschile alla 2 femminile, fino a scendere a tutte le altre categorie giù in basso. È ovvio che tutta questa situazione creerà dei grossissimi problemi, delle problematiche quasi irrisolvibili per le società di piccola portata e a scalare fino ad arrivare alla piramide su, alla quinta, insomma. Senti, ma voi vi siete dati appuntamento a quando? A metà agosto? La speranza è quella di ripartire ad agosto, anche se da come sembra dal 18 di maggio si potrebbe tornare in palestra per degli allenamenti anche individuali. La speranza è che tutto possa tornare nella norma e magari ad agosto ripartire con il vento in poppa. Quindi per ripartire con il vento in poppa, ma sempre se non uscirà il vaccino per quell'epoca, Rosario, tu sei nello sport, insomma, io ti ricordo addirittura piccolino, insomma, che già... mi ti ricordo con l'Antoniano Basket, no? Quindi se non uscirà il vaccino ci sarà sempre il problema del distanziamento e quindi anche del pubblico. Purtroppo sì, se non viene fuori questa benedetta formula per risolvere la problematica del coronavirus sarà molto dura. È ovvio che parliamo di problematiche in tutte le categorie, a partire dai più piccolini, col mini basket, col settore giovanile, fino ad arrivare alle prime squadre. Quindi sarà un po' problematica, però speriamo si possa fare il prima possibile. Va bene, allora adesso mi collego via Skype con un'amica mia e di Telemolise, della redazione sportiva di Telemolise, anche lei premiata in un'edizione di Telemolise nel cuore. Eccola qui, è lei o non è lei? È certo che è lei, è Daniela Terreri, cantante, attrice, cabarettista, insegnante presso il Conservatorio Perosi di Campobasso. Ma quanti anni hai, Daniela? 120 per fare tutte queste cose. Però non ti sento, Daniela. Come mai non mi sento? Ecco, adesso sì. Ah, ok, eccomi qua. Dico, quanti anni hai per aver messo... Hai detto bene, sei riuscito proprio a capire, nonostante cerco di fare di tutto per restare in forma e ci riesco qua, evidentemente, no? Sì, ci riesci benissimo. Io poi ti ho visto anche a teatro, nelle vesti di cantante, con Antonello Capuano, con Oreste Sbarra, uno swing, no? Era uno spettacolo sì, di swing. Sì. Sì, facevamo questo spettacolo di canzoni italiane, l'abbiamo portato un po' in giro, quindi insomma, è stata una bella esperienza. Una bellissima esperienza, ultimamente... Anche con un altro musicista, però qui a Roma, un altro chitarrista straordinario, oltre che un ragazzo bellissimo, Antonio D'Agata, che lo stesso è di Campobasso, che dice proprio, io non riesco a fare a meno del Molise, è più forte di me. In questi giorni ho avuto una grande mancanza, ho avuto dei momenti di difficoltà, dei momenti di astinenza da Caciocavallo. Ho scritto un'opera a Caciocavallo sul mio Facebook. Io sono cresciuta, prima sentivo parlare di Vasto Girardi. Mia madre comprava a maggio, perché il Caciocavallo più buono è quello di maggio, comprava una serie di Caciocavalli a Vasto Girardi, che c'era un produttore, insomma, diciamo piccolo produttore, e lei comprava questi caciocavalli che noi mangiavamo durante l'inverno. Quindi io sono fatta della stessa sostanza del caciocavallo. Capisco.
Ti capisco, ma io non so se capita anche a te, a me per, ti dico quello che capita a me. Se c'è un quarto di caciocavallo che è avanzato dalla sera, c'ho il pensiero la notte. Non so se capita anche a te. Sì, perché poi, Anton, mi capita, sì. C'è sto pensiero, perché poi la parte più buona del caciocavallo qual è? È quella vicino alla buccia, no? È la, vicino alla buccia, quelli che tolgono la buccia, per me è un sacrilegio, quando vedo togli la buccia, aspetta, dammela, dammela. E poi è la testa del caciocavallo, la parte più buona, cioè io dico mangio tutto il caciocavallo proprio per arrivare alla testa, capisci Antonio? Sì. L'obiettivo è quello. Quindi ce l'hai anche tu il pensiero la notte. Ho questi pensieri anch'io, lo vedi che abbiamo questa cosa che ci accomuna. Ma ho visto una cosa molto divertente l'altro giorno che fanno, c'è questo gruppo Molise Nazione, no? Che fanno tutte cose ironiche. E là dicevano, ironizzando, perché sul Covid pure si ironizza molto, sul fatto che si perde l'olfatto e il gusto. Allora c'era il caciocavallo, una figura del caciocavallo e una figura del provolone. Allora, se scambi il caciocavallo col provolone vuol dire che sei positivo, capisci? Ho capito. Non c'è la gente che chiama caciocavallo provolone, a me mi viene l'orticaria, non si può fare. Non c'è bisogno di fare il tampone. Eh no, perché è chiaro, se uno scambia il provolone per il caciocavallo è positivo. È positivo, non è inutile fare il tampone. Senti, ultimamente grande successo anche al cinema, io l'ho visto il film con la tua partecipazione, con Enrico Brignano, Paola sì. Minaccioni, è tutta un'altra vita, no? Che ti cimentavi in un tango veramente passionale, no? Di quello veramente che spacca. Ballavo, Antonio, perché io comunque, quando ero ragazzina, quando ero magra, perché tutti siamo stati magri, io studiavo danza, ero pure brava, l'ho pure insegnata per un periodo, poi a un certo momento non ho capito che è successo. È successo che si è perso il controllo della situazione, però diciamo, vedi, in questa occasione del film ho ballato con Brignano, è stata un'esperienza molto molto bella, veramente. Sì, poi è un film gradevole per tutti, simpatico, sai, è difficile oggi trovare queste commedie all'italiana di cui si è perso anche un po', si sono perse anche un po' le tracce. Meno male che ci sono ancora Enrico Brignano e Enrico Montesano, no? Che tirano avanti anche poi Christian De Sica e anche Alessandro Gassman per certi versi, però per fortuna che è viva la commedia all'italiana. Sì, è viva. Guarda, io ho un grande dispiacere perché praticamente ero stata chiamata da Maurizio Battista, che è un comico molto famoso a Roma. Bravissimo, però è famoso, bravissimo, anche... bravissimo. E mi ha chiamato direttamente perché mi voleva, cioè proprio sono stata chiamata direttamente come sua moglie nel nuovo programma che adesso andrà in onda, che però praticamente a una settimana dalle riprese, col fatto che non si poteva stare vicini, hanno dovuto cambiare tutto l'idea che avevano, perché io dovevo essere sua moglie, dovevo essere una famiglia, negli anni 70, negli anni 80, 90, e ahimè, purtroppo, e questa cosa mi ha dato molto dispiacere, non l'ho potuta fare, perché la fa solamente lui, alla fine, perché non si può stare vicino a nessuno, certo, no? Vedi, certo. Noi ci stiamo parlando così, i tuoi ospiti sono molto distanti. E questo è, d'altra parte, bisogna stare attenti ancora e mantenere alta la guardia, che qua non si scherza. Certamente, manteniamo altissima la guardia. Pino Somma, nella nostra redazione di Termoli, ti vuole fare una domanda, Daniela? Sì. Sì, come si vive da lei questa situazione del coronavirus, soprattutto in previsione futura di questa riapertura di domani, che potrebbe essere una riapertura importante, potrebbe fare anche l'ago della bilancia? Ma io vivo a Roma in una zona un poco alle porte di Roma, si chiama proprio Prima Porta, e qui c'è una situazione un pochettino... più di paese, io mi sento infatti a casa, tipo ci parliamo tra i balconi, le finestre,
Ieri la signora vicino mi ha dato attraverso il cancello il gattò di patate. A Pasqua mi hanno dato delle cose da mangiare, perché poi sanno che sono da sola e quindi dico, se dovesse deperire questa fanciulla, no? Quindi mi danno roba. Quindi io sto in un posto dove mi sento un po' a casa e sto bene qui perché da qui faccio le mie lezioni. Questa è la mia postazione per fare le lezioni al conservatorio. Faccio lezioni tutti i giorni con i miei ragazzi. Non li abbiamo lasciati soli mai, anzi li saluto perché forse qualcuno mi sta guardando. Per quanto riguarda invece la riapertura, diciamo questa fase 2, io sono un po' preoccupata perché in realtà non cambia molto, cioè alcune persone andranno a lavorare, però dobbiamo continuare a stare molto attenti e purtroppo anche visto che si alimentano queste cose, apriamo tutto, dovete aprire qua e là. Io sono, quando vedo queste cose, resto molto, mi fa molto paura tutto questo, perché abbiamo fatto tanti sacrifici e adesso so che ci sono molte persone in sofferenza, però bisogna stare attenti, veramente rispettare queste distanze, le mascherine. Perché se no ritorniamo nel baratro e là poi saranno veramente cavoli, poi ritornare di nuovo su. Quindi non dobbiamo mollare. Sono buona e cara, però è capitato uscendo per fare la spesa, che 2 o 3 volte mi sono molto arrabbiata, trovandomi di fronte all'irresponsabilità di determinate situazioni. E Questo mai, là è perché è più forte di me, insomma, c'è questo da mai, questo farsi. mai, hai ragione perfettamente, non bisogna mai capitare. Io mi chiedevo, mentre tu parlavi, poi ti volevo fare una domanda anche a Eleonora, in studio con me ci sono anche Luigi, mio figlio, e Gianni Bruno. Mi chiedevo, a prima porta c'è anche lì l'usanza del cestino legato a uno spago che si lancia dal balcone oppure no? No, il cestino non c'è, No. però diciamo i vicini mi chiamano e me lo passano dal cancello, diciamo, è capitato più di una Però volta, non è la mai. pastiera, a Pasqua la pastiera, altri dolci, cioè, perché poi qui c'è proprio un'atmosfera diversa. Però Io conosco non è il mai cestino. capitato, Daniela, che sei rimasta a digiuna. No, ho sperato, ho detto, può essere che questo la volta buona che riesco a perdere qualche chilo. E all'inizio un po' ce l'ho fatta e ero pure contenta, però poi mi sono persa. Ma tu sei bella e simpatica così, Daniela. Se perdi chili non sei più Daniela Terreri. A proposito, hai detto tu, siamo stati tutti magri. Ce n'è una invece, Eleonora, che continua ad essere magra perché pesa sì e no 50 kg. Che domanda volevi fare a Daniela, Eleonora? Buonasera Daniela, innanzitutto complimenti, sei in ottima forma e dicevi, noi siamo fatti della tu sei fatta della stessa sostanza del caciocavallo. Shakespeare diceva dei sogni, noi molisani un po' tutti amiamo il buon cibo, il caciocavallo, i cavatelli. In questi giorni di isolamento ognuno nelle nostre case, insomma, ci stiamo dando da fare con il cibo, sia cucinando che soprattutto mangiando. Sei un volto conosciutissimo, io ti conosco fin da quando ero piccola da alcune fiction in cui hai preso parte, ma io o forse qualcun altro anche da casa non sappiamo, insomma, come nasce questa tua vocazione come cantante, come attrice. Quindi se ci vuoi raccontare come hai iniziato dalla nostra piccola realtà che è il Molise, perché tu sei della provincia di Isernia, se non Pesco per sbaglio, di Natale, pesco Pesco, per Natale. e fino come hai fatto ad arrivare ai livelli, insomma, in cui ora sei. Guarda, brevemente brevemente, Daniela. ti dico, ho fatto il conservatorio, proprio una mia insegnante del conservatorio mi ha detto, tu hai una bellissima voce, devi studiare canto, ma questa mia insegnante del conservatorio era una che lavorava a teatro, faceva parte di un coro molto importante, erano i 4 più 4 di Nora Orlandi, e mi chiamò e mi disse, guarda, stavo cercando delle ragazze per Domenica In. Vai a fare il provino dato il tuo nome. Quindi io feci questo provino e quindi arrivai a Roma e iniziai a fare la televisione e da
lì poi è stata una catena, la scuola di recitazione, e poi mi sono segnata in agenzia, la pubblicità, e poi un film, un altro film, il teatro. E da una cosa è nata un'altra cosa. Siamo partiti un po' svantaggiati, perché in realtà anche allora, noi che dal Molise ci siamo, non lo so, sempre un po' sentiti con il fatto, sai, la piccola regione non conosciuta, un po' sfigati tra virgolette, mentre io non lo penso, perché anzi penso assolutamente il contrario. E mia mamma diceva: ma chissà quante più brave di te ci stanno, ma dove vai, ma che devi fare? Quindi aveva paura, e questo è un po' il problema. E anche noi siamo, fortunatamente cresciamo con le persone, non andare a dare fastidio. Questo non dare fastidio però a volte può essere un handicap, perché vuol dire che non chiediamo mai, mentre a volte gentilmente bisogna saper chiedere. Se uno ha una cosa, un desiderio, vuole un aiuto, vuole sapere, non deve vergognarsi di poter chiedere. E non è non lo so se si dice sì, a sì, no, si dice come non si dice, non devi no, è meglio che non ci niente a nessuno. Non andrà fastidio, non dare fastidio a nessuno. Se l'abbiamo inculcata questa cosa qui, capito? Quindi certo, non certo. Andare, le sforze per noi è un problema, perché da quando siamo piccoli che è così, mentre bisogna anche gentilmente chiedere, perché lo dice pure Gesù Cristo: chiedi e ti sarà e ti sarà dato. Luigi, una buonasera Daniela, una chiosa finale simpatica. Sì. Ti ricordo nella pubblicità di un noto marchio, lo possiamo dire, dai, Acqua e Sapone. Ieri sono stato da Acqua e Sapone qui a Capobasso, il direttore è un mio caro amico, mi ha detto: abbiamo triplicato gli incassi in questo periodo, quindi il messaggio è: chiamate Daniela Terreri ancora di più, perché porta anche bene nonostante la pandemia. Possiamo fare questa battuta finale? Beh sì, ma lì stanno molto attenti. Calcola che noi gireremo fra dopodomani il nuovo spot, e abbiamo veramente un protocollo da seguire di grande sicurezza, ma grande. E loro disinfettano tutto il negozio ogni sera, sì, quindi sono dei negozi molto molto sicuri, dovrebbero essere tutti quanti così, sì, sì. Anche se è faticoso, però in realtà questa è la realtà adesso, e questo deve essere. Daniela, resta così, perché ti vogliamo veramente, io personalmente, ma tutti i molisani, ma io ti voglio proprio non bene, di più. Mi fai commuovere Antonio, anche io vi voglio bene, mi manca il Molise, non vedo l'ora di tornare davvero, tenetemi nel cuore mi raccomando, perché io il cuore ce l'ho lì. E buon caciocavallo a te Daniela. Arriva un caciocavallo, fate un appello a tutti questi produttori, mandatemi un caciocavallo. Va bene, grazie per questo collegamento. Grazie a Daniela Terreri, che è una ragazza brillante, estroversa, e che insomma, alla quale auguriamo veramente, come ha detto Luigi, tra l'altro porta anche bene, quindi voglio dire, auguriamo veramente un mondo di bene. Eleonora, hai qualche messaggio? Sì, direttore, anche questa domenica tantissimi messaggi che ci sono arrivati, tanti telespettatori che decidono di partecipare attivamente alle nostre puntate. Partirei da un paio di immagini, quindi chiedo alla regia di mandarli in onda. Ci sono state inviate da Gino Albertosi. Quindi qua ci sto anch'io, se vi può interessare. E diceva Gianni che aveva intenzione di commentarle. No, questa è la squadra. Sì, sì. Questa è la squadra del Campobasso. 73-74, sì. C'era Nucciarone, l'ex sindaco e presidente del Campobasso in prima, vedete, Angelillo col cappellino in testa, il dottore Carnevale che porta, e poi vari giocatori, quello biondo Andrea Truant, riconosco Cont, Codognato che purtroppo non c'è più, Patalano, Maresca, Picone, Rigoni, insomma quella squadra che non fu promossa. Questo era Potito della Cassa di Risparmio, quello proprio alla fine c'erano Scorrano e Moretti. Scorrano è stato sempre presente. Poi questa era l'altra fotografia che ha inviato Gino Albertosi. E questi chi sono? L'ha inviata
a me è Gino che si fa una foto con Beppe Savoldi, 1978 a Bologna. Beppe Savoldi definito mister 2 miliardi. Sì, perché il Napoli lo pagò 2 miliardi, aveva tanti capelli anche Gino. Sì. Dobbiamo dire, siamo 43 anni fa, 42 certo. Anni fa. Certo, e poi? E poi saluto e ringrazio un altro nostro affezionatissimo telespettatore che è Piero Cristoforo, e che ogni domenica indossa una mascherina personalizzata, una mascherina diversa, quindi un saluto a lui e a sua moglie Mietta. Poi c'era un altro bel messaggio da Amedeo Nardella e a nome di tutta la sua famiglia, che si complimentava con lei, direttore, per il traguardo raggiunto e un augurio di condurre per altrettanti anni questa splendida trasmissione. Va bene. Poi ci ha scritto anche Federico Coccaro, che in questo momento si trova a Mosca e ci tiene a precisare che lì invece è bel tempo, ci sono 24 gradi a Mosca, il campionato sarebbe finito oggi, sarebbe finito oggi e riprenderà difficilmente quest'anno. Speriamo di ritrovare il lupo in Serie C la prossima stagione. Saluti al direttore e a tutti voi e a Rosario Filipponio in collegamento. C'era anche un altro telespettatore che invece è molto... precisamente scriveva che alle 14.45 quest'oggi su Telemolise sarebbe andata in onda l'ultima puntata di A Tutto Campo con Luigi Di Lallo e con Benedetta Fazio. Sarebbe stata appunto la puntata finale, perché oggi sarebbe terminata la Serie D, sarebbe stata l'ultima giornata con Vasto Girardi Campobasso sul campo neutro di Isernia ed Olimpia Agnonese Porto Sant'Elpidio ad Agnone. Va bene. Però dopo, perché ci dovevo fermare un attimo di pubblicità, però a me queste cose sarebbe stata l'ultima puntata, ma noi ci auguriamo di ricominciare. Sì, l'ultima puntata di questa stagione, ovviamente ci teneva però, a precisare. Insomma, parliamo al futuro e cerchiamo di esserci a settembre, se Dio vorrà, ma con tutto il movimento, perché noi speriamo di esserci, ma ci auguriamo che ci sia davvero tutto il movimento fatto di partite, di commenti, di moviole e quant'altro. Ci fermiamo, Eleonora? Un'altra breve sosta pubblicitaria, tra poco. Allora, torniamo sempre in diretta, andiamo da Pino Somma. Pino Somma. Sì, grazie direttore, un po' di dati calcistici di questa stagione che oggi sarebbe dovuta chiudere, tra l'altro per quanto riguarda il campionato di eccellenza che avrebbe dovuto giocare l'ultima giornata. Comprensorio Vairano era la leadership del campionato in rimonta, la formazione campana si sarebbe andata ad aggiungere alle altre tre che in precedenza sono riuscite a varcare il confine della nostra regione arrivando da fuori regione, quindi da una regione limitrofa. Comprensorio Vairano, che è stata una macchina impressionante per quanto riguarda il livello di punti, 59 punti in 23 partite per la squadra campana di Vairano Patenora in provincia di Caserta, 18 vittorie, 5 pareggi, è unica squadra a non aver subito sconfitte in questa stagione calcistica. Numeri impressionanti anche a livello di reti, 80 i gol fatti, solo 10 gol subiti, riuscendo tra l'altro nelle 10 reti subite, ha utilizzato tra l'altro 4 portieri fra i pali, la formazione campana, che ha utilizzato in tutto 30 giocatori, 8 punti in più nelle 23 partite di campionato giocate, 8 punti in più rispetto alla seconda in classifica, che è un'altra campana, il Treppini Matese, e addirittura più 11 sulla terza in gradatoria. Avrebbe dovuto giocare nella prima gara non disputata a Guglionesi il Comprensorio Vairano, oggi invece avrebbe dovuto chiudere il campionato a Sesto Campano, la squadra del presidente Luigi Rega, che aveva iniziato il campionato con in panchina Pietro Pacilio, poi è stato Alberto Urban a traghettare i campani al primo posto, praticamente un primo posto raggiunto in rimonta. Impressionante lo score di Nicola Panico, 21 partite disputate, 29 i gol fatti. Non è andata male anche per l'ex Vasto Girardi da Guanno, che era arrivato a Comprensorio Vairano nel mese di dicembre, in 10 partite disputate ha realizzato 11 gol. Comprensorio che aspetta ovviamente di definire quelli che saranno praticamente i campionati, quelli che saranno i verdetti ufficiali di questa stagione che sta per essere cristallizzata. Va bene, adesso vado a effettuare un collegamento esattamente con la provincia di Firenze. Allora mi collego con Walter Ciappi, che è stato a Campobasso dalla stagione 81-82.
si vinse il campionato di Serie C1, poi è rimasto 3 anni in Serie B, 140 partite con la maglia del Campobasso. Buonasera Walter. Ciao Antonio, come stai? Come va innanzitutto? C'è male, siamo un po' richiusi in casa, ma questa pandemia, ma si cerca di stare meglio possibile. Allora, ho detto 140 partite con la maglia del Campobasso, è stato un periodo bello, credo, per te. Ma io credo che è stato uno dei periodi più belli della mia carriera, perché sono venuto lì, ho trovato veramente un posto bellissimo, tanta voglia di fare bene col presidente, con tutti, con Patinato, con tutti gli amici, insomma, che c'ho ancora, e sono stati 4 anni meravigliosi. Ecco, quell'anno arrivaste dopo 5 giornate di campionato, arrivaste in 4, Guido Biondi, Primo Maragliulo e Ubaldo Biagetti, e la musica cambiò immediatamente, no? Ma fu una cavalcata incredibile, perché quando arrivai io, mi ricordo, fu la prima partita, cioè si giocò contro il Livorno, e noi eravamo ultimi o penultimi, non mi ricordo di preciso, ma eravamo proprio messi male. E di lì si cominciò e si fece 21 risultati consecutivi, ma tantissime vittorie. E poi si riuscì a vincere il campionato, che ti ricordi, successo tutto il casino a Casarano, tutto, insomma riuscivo, insomma, in qualche maniera ci si fece. Certamente. Senti, a proposito di Casarano, poi ultimamente ho fatto una lunga intervista a Marco Maestripieri, che poi mi hanno lasciato là, e insomma, uno mi voleva anche ammazzare in ospedale. Mi voleva lasciare là ancora. Marco sempre simpatico, sempre puntuale, dice che c'era uno nell'ospedale che il lunedì, perché lui non tornò con la squadra, no? Mi ricordo lui che non tornò con noi. Non tornò con voi, e dice che c'era uno in ospedale che lo andava cercando, che lo voleva ammazzare, capito? Che dici? Capito, dice, lo voleva ammazzare, no? Trovo proprio lo spunto per salutarlo, Marco. Lui e Mariuccia, tutti e due. Tanti saluti di Marco, Mariuccia. Va bene, senti, ci sono qui insieme a me in studio Luigi, che è mio figlio, e Gianni Bruno, che si occupa, insomma, segue assiduamente il Campobasso, che quest'anno stava andando bene, perché aveva fatto una rimonta incredibile e a questo punto era a 3 punti dalla prima in classifica, dal Matelica. Tu lo segui ancora? No, io ogni tanto, francamente, ogni tanto lo seguo, vado a vedere le partite. Avevo visto che c'era questa grande rimonta. Però io sono convinto che quest'anno tanti ripescaggi ci sarà. Se faranno una domanda, se la società è buona, sono convinto che possono riuscire ad andare in Serie C. Senti, mentre tu parli, tu naturalmente non puoi vederli, però stiamo mandando in onda alcuni filmati di quegli anni d'oro con alcune tue parate. Ecco, qui veramente c'è stato un gol che hai incassato, però Gianni voleva farti una domanda. Buonasera Walter, sono Gianni Bruno. Allora, la leggenda narra che sei stato il portiere che ha fermato il Milan a San Siro, in Milan-Campobasso nell'83. Ovviamente è ironico, perché non è una leggenda ma è stato realtà. Detto questo, l'altro ieri è ricorso il quinquennale dalla scomparsa dello storico presidente del Campobasso, Tonino Molinari, che è stato un presidente che ha portato il Campobasso in B, e se vogliamo nel suo modo di essere è stato anche coreografico. Infatti tanti mi raccontano di aneddoti legati proprio alla presidenza Molinari. Non so se ne hai anche tu qualcuno da ricordare con affetto e simpatia. Ma io credo che il periodo di Molinari sia stato, poi è stato il periodo che ci sono stato sempre io. Molinari era oltre una persona di parola, oltre una persona molto squisita, si stava molto bene insieme, e mi è dispiaciuto tantissimo non essere potuto venire al funerale. Però, come ripeto, sono stati degli anni meravigliosi veramente con Tonino. Poi Tonino, oltretutto, quando
quando mi mandarono, quando insomma finì il periodo mio, Torino mi regalò perfino la lista per potermene andare. Mi dette la lista perché mi disse che mi ero comportato bene e mi regalò la lista. E per andai a Francavilla al mare, dove vinsi un altro campionato. Certo. Insomma, sono stato veramente bene con Torino, non era possibile stare male, insomma. Walter Pasinato ha compiuto proprio 1 mese e mezzo fa 85 anni. E chi la ammazza, mister? Uno aveva paura, una bestia in quella maniera troppo forte. Mister, ci voleva, ora ci voleva Raffaele che gli facesse il verso, perché quando cantava Femmina, il mister, Raffaele gli faceva sempre l'imitazione. Era uno spettacolo, era veramente. Mi è subito venuto in mente. Raffaele, Raffaele subito. Di Rizio, come no, anche lui è stato ospite della nostra trasmissione, come quando sicuramente ti ricordi una volta disse, lui dava del lei a tutti e diede del lei a Tutti. tutti, diede del lei anche al cavallo, no, perché si mise a cavallo e disse vada. Vada, vada, no, veramente. In ritiro una sera, un giorno eravamo in ritiro su a Tione e ci dette una mezza giornata, poi c'era Cavalli lì e glielo disse da veramente, scherzando, però glielo disse. Anzi, un salutone a Raffaele e a famiglia, veramente grande, un abbraccio, Raffaele. C'è mio figlio Luigi. Ciao, Luigi? ciao Walter, buonasera. Allora, volevo farti una domanda un po' più tecnica, diciamo, sul ruolo del portiere, che probabilmente è il ruolo che è cambiato di più da quando lo interpretavi più tu a quello che vediamo oggi. Diciamo che sicuramente la regola che prima il retropassaggio fosse in mano al portiere, già da lì era cambiata qualcosa, perché ora naturalmente il portiere non può prendere il pallone con le mani. Diciamo, naturalmente sul tocco del proprio difensore. Diciamo che a livello del calcio di oggi si cerca più un portiere che sia quasi un regista aggiunto alla manovra che non più tanto il classico portiere come magari eri tu, era tutta la tua generazione. Non so se sei d'accordo. No, no, io sono d'accordissimo, ci vuole il portiere che sappia giocare coi piedi, che sappia insomma che è. Però io sono della mia idea che il portiere deve prima tutto saper parare, perché i piedi sì, tutto va bene, tutto, che saper passare, saper riuscire a intervenire anche sul limite dell'area, va benissimo. Però la prima cosa bisogna che saper stare in porta e saper parare. Io la penso così. Certamente, tu poi per me, Walter, ti posso dire, nella mia classifica, sai, ogni tanto si fanno queste formazioni ideali. Io personalmente penso che tu sei stato il portiere più forte che ha vestito la maglia del Campobasso, perché per me, guarda, un portiere bravo se para il parabile, e tu il parabile l'hai quasi sempre parato. Ma io ho cercato sempre di fare il meglio possibile. Questa cosa tua mi fa molto piacere, perché vuol dire che ho sempre dato il massimo che potevo dare, non c'è niente da fare. Certamente, senti, un'altra cosa che volevo chiederti, ai tuoi tempi, ai nostri tempi, posso dire, i portieri erano quasi tutti italiani. Sì, difatti adesso, ma adesso sono, perché non c'è, è un ruolo che i ragazzi non è che gli piace tanto farlo, e di conseguenza c'è sempre meno persone che lo fanno e meno portieri, e ci tocca andare a prenderli all'estero. Ma io sono convinto che ultimamente ho visto che ce ne sono diversi anche in Serie C, in Toscana, insomma. Sono convinto che torneremo a avere dei portieri bravi in Italia. Per esempio, una delle società che ha avuto sempre una scuola di portieri è stata proprio la Fiorentina, che tu conosci perfettamente, perché se ricordiamo Moro, Sarti, Albertosi, Galli, Landucci, erano tutti ottimi portieri. Io ero anche un grande estimatore di Neto. Ah, Tante Neto. volte ho fatto delle interviste a pro lui, perché l'avevo visto allenare, l'avevo visto allenarsi, l'avevo visto, e secondo me era un portiere che secondo il mio punto di vista poteva stare 15 anni a Firenze. Poi le cose sono cambiate, però secondo me era un ottimo portiere. Sì, senti, adesso che fai?
Ma adesso senti, aspetto che finisca questa pandemia, poi andrò un po' al mare e poi vedremo piano piano cosa fare, perché faccio anche un po' di allenatore a ragazzi, che dei portieri, c'ho due o tre società, mi hanno chiesto di dargli una mano e per perdere un po' di tempo vado, ragazzi giovani, tutti roba neanche a 18 anni, insomma da 15, 16, 13, insomma così. E mi diverto, passo il tempo. Certamente, ma tu hai fatto anche il secondo, no? Se non mi ricordo male, Io ho sempre fatto con Volchi, facevo solamente il secondo perché lui voleva che io andassi in panchina con lui e che vedessi la squadra insieme a lui. Perché l'allenatore portiere non ho mai fatto con Volchi, sono stato 10 anni, non ho mai, lui non voleva facessi l'allenatore Avete portiere. allenato anche squadre importanti in Serie B. Genova, la Ternana, il Messina in Serie A, insomma abbiamo fatto, tu hai detto, 10 anni precisi. Veramente, veramente bene. Siamo stati veramente bene. Sei stato veramente bene. Senti, tra l'altro, tu sei stato a Campobasso fino all'85, mi pare, fino all'estate 1985. Da allora sei tornato, mi pare, una sola volta, quando abbiamo fatto il memorial, per Michele No, anche Scorrano. due volte mi sembra, Due volte. quando abbiamo fatto il memorial di Scorrano, di Certo. Michele. Due volte. Michele lo porti sempre nel cuore, no? No, Michele, anzi, da un saluto anche alla moglie di Michele. Michele per me rimane un punto fermo della mia vita che veramente abbiamo passato dei momenti troppo, troppo belli e indimenticabili. È stato un amico sincero, anche lui. Michele era possibile, non era sincero. Michele aveva il carattere che lui la verità te la diceva sempre e in qualsiasi modo e sempre. Ecco perché io ci andavo molto d'accordo con Michele. Senti, il ricordo più bello della tua esperienza a Campobasso, qual è stato? Ma io credo che il ricordo più bello quando dettero l'annuncio che avevamo vinto il campionato di Serie C. Mi ricordo sempre che arrivò Maragliulo, io stavo da Pavone in quel periodo. Ora non so se ti cioè, dove è il Sì, supermercato. mi ricordo perfettamente, a Via Montegrappa. Sopra io. Arrivarono le stiviere, sono state 3:30, 4, ero a letto io. Oh, cominciarono a fare casino qua, là, Maragliulo e cosa, come si chiama? E Biagetti. E vieni giù, cioè, si è vinto, e di lì cominciò la festa meravigliosa. Proprio veramente, guarda, mi viene perfino i brividi a pensarci, guarda. Veramente. È stato veramente un momento veramente irripetibile. Davvero, Irripetibile. davvero. Volete fare qualcuno ancora una battuta con Walter, che è stato, hai girato anche mezza Italia, Walter, a livello di squadre, perché insomma. In tanti posti sono stato, sia poi come giocatore che anche a fare allenatore, ho detto una decina d'anni, 10 anni precisi bellissimi. Poi il mister decise di smettere perché non si identificava più nel calcio che c'era ora, e allora abbiamo smesso tutti e basta, pazienza. Va bene Walter, io ti ringrazio moltissimo anche e soprattutto tua figlia Federica, perché se non era per lei, col cavolo che facevamo questo collegamento Skype, perché non siamo molto tecnologici a te. No, io sono per niente, non poco, per niente, io sono una negazione della tecnologia. Comunque un abbraccio a tutti e speriamo di rivedersi presto, perché con Raffaele si sta vedendo se riusciamo a mettere su un altro memorial per Michele, speriamo di farcela, insomma. Va Un bene, saluto va. a tutti, anzi, scusami Antonio, devo salutare Mario, il ristoratore, perché se no mi manda in manione. Un abbraccio Mario, te e a famiglia. A presto, ciao a tutti e in bocca al lupo. E se un abbraccio, penso, a tutti i tifosi del Campobasso. Esatto, a tutti. Ciao Grazie, Antonio, ciao. grazie Walter, grazie, grazie. È stato veramente un piacere. Possiamo chiudere questo collegamento. Adesso poi abbiamo anche qualche anticipazione,
del telegiornale che andrà in onda subito dopo la conclusione di questa trasmissione, però abbiamo anche un momento musicale che dura un paio di minuti. Vera Eleonora, questa volta? Sì, di Giuliano Civetta che suona il contrabbasso, quindi anche in questa puntata una breve pausa musicale come nelle precedenti, quindi vediamo Giuliano Civetta. Allora, abbiamo visto questo pezzo che era un blues a tema improvvisazione, accompagnamento, un testo americano, un accompagnamento americano degli anni 40. Prima poi di ospitare Piacentino Salati, vado un attimo da Rosario Filipponio. Rosario, mi scrivevano anche degli amici, non è cambiato molto Ciappi, no? No, assolutamente non è cambiato molto. Io lo ricordo molto, molto volentieri, e tra i vari episodi che mi piace ricordare è quella della partita di Arezzo, dove il Campobasso purtroppo perse 1-0 e Walter Ciappi parò il rigore a Neri, e subito dopo ci fu un gol di Neri rovesciata e Ciappi con la sua signorilità andò da Neri a stringergli la mano. Sono episodi che al giorno d'oggi purtroppo non si vedono, non si vedono più. È sempre bello ricordarlo. Anche perché tuo padre, molto tifosi del Campobasso. Io mi ricordo che seguivate, insomma, veramente con assiduità le partite della squadra rossoblù. Sì, assolutamente. Papà era abbonato alla squadra, erano sempre i distinti del vecchio Romagnoli. Non ci perdevamo una partita. La domenica era veramente sacra. Si pranzava presto alle 11, 11 e mezza, si scendeva a piedi, si andava allo stadio, al centro della città. Vengono i brividi a ricordarlo, perché erano tempi bellissimi. Speriamo che piano piano questa nostra realtà del calcio possa tornare, io dico, insieme alla Pallacanestro, e riportare in luce la nostra città e la nostra regione. Certamente, ma mi hai anticipato, perché c'era un periodo in cui il basket maschile faceva la B1, il Campobasso la Serie B. Era veramente una goduria, perché uscivamo da Selvapiana, dal vecchio Romagnoli, e venivamo in palestra. Sì, se la vogliamo dire tutta, direttore, forse si partiva il sabato con la Molise Dati, si andava al palazzetto dello sport prima per la Molise Dati il sabato, poi la domenica con il calcio, poi la domenica sera si chiudeva
con l'allora Basket Camo Basso in Via Eccellenza, che ci ha regalato tante soddisfazioni. Va bene, allora ci ha raggiunto in studio Piacentino Salati, benvenuto Piacentino, è la seconda volta che partecipi a Domenica Sport. Allora, qualche anticipazione del telegiornale che andrà in onda al termine di questa trasmissione. Sì, ovviamente sì, abbiamo aperto adesso questo spazio nella tua trasmissione per le anticipazioni del telegiornale. Per fortuna oggi ci sono notizie positive in parte, purtroppo negative per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, il Covid-19, perché è deceduta purtroppo una signora di 85 anni ricoverata a malattie infettive al Cardarelli di Campobasso. Era una delle ospiti della casa di riposo Tavola Osca di Agnona, era ricoverata all'ospedale di Campobasso dallo scorso 3 aprile. Mentre per quanto riguarda le notizie positive, su 249 tamponi processati nella giornata di oggi, non c'è nessun riscontro di positività. Per cui nessun nuovo contagiato, tutti negativi, mentre da registrare 4 guarigioni, per cui il numero è di appunto di 4 pazienti guariti. Gli attualmente positivi che vedete in tabella sono adesso 178, mentre per quanto riguarda le persone ricoverate, rispetto alle 10 di ieri, purtroppo è morta la signora, rimangono 9 le persone attualmente ricoverate al Cardarelli, 8 in malattie infettive e una persona è ricoverata in terapia intensiva. Quindi sembra che da questi dati il contagio è sotto controllo, chiaramente il decesso deriva da una situazione pregressa. Ci sono poi, sempre per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, c'è anche un appello del Presidente della Regione Toma, considerato il passaggio dalla fase 1 alla fase 2. E che riguarda sostanzialmente e sinteticamente, riassumo, il timore dei rientri, perché con il nuovo DPCM di Conte è autorizzato e consentito il rientro di coloro che vogliono rientrare in Molise, possono farlo, perché finora dovevano Ma non devono rimanere. fare la quarantena. Esatto, e questo è innanzitutto viene raccomandata cautela e poi l'obbligo di comunicare, cioè l'obbligo di comunicare entro 2 ore rientro al proprio medico o al pediatra, ovviamente nel caso di bambini, osservare una quarantena obbligatoria di 14 giorni con il divieto ovviamente di spostamenti e viaggi e rimanere anche raggiungibili per ogni evenienza. Quindi coloro che dovessero tornare in Molise per quello che è consentito dal nuovo decreto del Presidente Conte, che entra in vigore domani, infatti, per le nuove regole, c'è l'obbligo della quarantena e soprattutto della cautela. Per tutti gli altri viene raccomandato ovviamente una sorta di attenzione. C'è anche un'altra notizia che risale a mezz'ora fa, perché il Presidente della Regione Toma ha pubblicato il decreto, il numero 37, ha ricostituito la Giunta regionale. C'era stato l'azzeramento, la nomina di Maurizio Tiberio, che era per così dire un fatto tecnico per consentire la presenza almeno di un assessore in giunta. Sono stati riconfermati tutti, tranne Mazzuto, quindi Cavaliere Cotugno, Di Baggio e Vincenzo Niro con le stesse deleghe. Rimane anche Tiberio, che in realtà già c'era, ma si sarebbe immediatamente dimesso perché la sua nomina era solo un fatto tecnico. Quindi questi sono gli aggiornamenti E principali. al posto di Mazzuto? Per il momento nessuno, le deleghe le mantiene Toma. Ah, perfetto. Grazie Piacentino, Grazie a sempre te. puntuale, sempre gentile, sempre intervieni sempre con grandissima professionalità. Grazie. Complimenti a te. Eleonora, ci fermiamo. Sì, un'altra brevissima sosta pubblicitaria, ma restate con noi perché dopo la pubblicità avremo un altro collegamento. A tra poco. Entriamo decisamente in trasmissione, sempre in diretta da Telemolise, dalle sedi di Campobasso Termoli e da vari posti, da Casa Filipponio e da altri posti d'Italia e nelle puntate scorse anche del mondo. Adesso saluto e ringrazio Antonio Tamburri, che è un imprenditore molisano di Boiano, esattamente titolare della Molise Ricambi e di una serie di negozi di telefonia. Buonasera a te, Antonio. Buonasera, direttore.
Buonasera a tutti. Buonasera sicuramente ad Antonio e mi ero dimenticato, Antonio, presidente del gruppo ciclistico Molise Ricambi, che noi abbiamo premiato qualche anno fa a Telemolise nel cuore, perché avete festeggiato le nozze d'oro, no? Beh no, le nozze d'oro ancora no, ci manca qualcosa, però siamo a buon punto, diciamo così, stiamo a 46 anni, allora... Eh sì, ho sbagliato di poco, perché insomma io ho detto sì, sì. 46 anni nel campo delle società sportive, del ciclismo in particolare, sono veramente, è veramente una cifra. Senti, ciclismo che si è fermato, come tutti gli altri sport? Purtroppo sì, direttore, il ciclismo si è dovuto fermare per forza, ma da domani dovrebbe cominciare a ripartire qualcosa, in allenamento uno da soli, diciamo così. Sempre non allontanarsi molto dal paese, avendo sempre molta, diciamo così, attenzione a non fare gruppo, a non stare in mezzo alla gente. È stato rinviato il Giro d'Italia, che non si sa se ci sarà, si dice ottobre, mentre è stato rinviato il Tour de France, sono state rinviate tutte le classiche di primavera e il Tour dovrebbe partire, credo, a fine agosto, ma insomma non è certo. Sì, come ci dicono, cioè come portano le notizie, che il Tour dovrebbe partire il 29 agosto e finire il 20 settembre. Poi ci dovrebbero essere, se va tutto bene, i campionati mondiali e dopo ci sarà subito il Giro d'Italia, se va tutto bene, però sono tutte ipotesi. A oggi ancora non possiamo dire, cioè non si può dire niente, l'ha detta ai lavori, non possono dire niente se non finisce questa pandemia, diciamo così. Certamente, senti, anche tu organizzavi insieme ad altri amici il trittico delle tre gare in estate di ciclismo, una a Boiano, un'altra a Castelpetroso, un'altra mi pare ad Indiprete. Una Indiprete, la prima sempre a Oratino, la prima domenica di Oratino, che quest'anno ce l'abbiamo in calendario la seconda domenica, perché la prima domenica è festa, non so che problema già hanno lì nel paese di Oratino. Noi in calendario il trittico c'è sempre, però da come si dice, come pure Luci a livello internazionale, che riapre praticamente le gare da agosto, che vogliono riaprire le gare, però bisogna vedere, bisogna sempre, cioè sono tutte supposizioni che oggi facciamo. Se a noi ce lo faranno fare il trittico, se le gare si rifaranno, e noi, anche la federazione ci darà la disponibilità, perché noi ce l'abbiamo in calendario le gare, come sempre, sia la federazione con il trofeo Oscar Tutto Bici, insomma noi ci abbiamo tutto in programma, però siamo fermi, non sappiamo niente se non ci danno il via di poter cominciare a organizzare. Certamente, però insomma dobbiamo dire che, quindi praticamente, se ho capito bene, la prima gara di Oratino dovrebbe esserci la seconda domenica di agosto. La seconda domenica d'agosto, poi la terza a Boiano e l'ultima Indiprete, la quarta Indiprete. Quindi insomma parliamo, stiamo agli inizi di maggio, parliamo ancora di 90 giorni, quindi insomma ci auguriamo che effettivamente, anche perché devo dire che insomma sono veramente belle manifestazioni, insomma noi quella che organizzi tu a Boiano, ma quest'anno abbiamo seguito anche quelle di Oratino e di Indiprete, sono veramente bellissime manifestazioni, quindi servirebbero anche a riavvicinare un po' la gente alla normalità, non so se sei d'accordo.
Io sono molto d'accordo, certo, però con il problema che ci sono oggi ne dobbiamo prendere atto, direttore, perché non possiamo stare in mezzo alla gente, cioè il ciclismo, la gente che all'arrivo, quando sta molto vicina, cioè dobbiamo capire noi organizzatori tutti che a un arrivo non lo puoi distanziare una persona di un metro o di un metro e mezzo. Chi li mantiene? Il pubblico. Noi nelle nostre gare non è che ci abbiamo troppi appassionati, voglio dire, ci sono appassionati, però non c'è quella calca all'arrivo che uno fa. Però come noi vediamo il Giro d'Italia e vediamo le altre manifestazioni dove c'è molta gente, tu come la reggi con la mascherina e con la cosa? Non lo so, è tutto da studiare, da vedere. Certamente, no, ma poi c'è un altro fatto importante da sottolineare, che magari ma le gare importanti, come dicevi tu, un arrivo in salita del Tour de France o della Vuelta o del Giro d'Italia, e c'è tantissima gente, i cosiddetti indiani, no? Come vengono definite quelle persone che salgono in bicicletta sulle montagne e si appostano per seguire gli ultimi chilometri della tappa. Come si fare, cioè sarebbe veramente, oddio, tutti con la mascherina, perché no? Oppure il ciclista che arriva, appena arriva, indossa la mascherina, se proprio si dovesse, io penso che qualche soluzione, insomma, alla fine si troverà, perché insomma alla fine ci dobbiamo convivere. Io lo avevo detto già all'inizio, a marzo. È una situazione sanitaria con cui dovremo imparare a convivere. Per cui io credo che alla fine, insomma, tutti quanti dovremo convivere, e mi auguro che ci possano essere alla fine queste manifestazioni, perché sono veramente importanti. Sì, io me lo auguro, per l'amor di Dio, voglio dire, ci dobbiamo convivere, dobbiamo avere più esperienza, anche gli abbracci e i baci che di solito ci diamo, ce li dobbiamo dimenticare. Noi abbiamo in 3 mesi che ci mancano ancora per l'organizzazione, se qualcosa succede. Ci abbiamo pure modo di imparare il nostro comportamento, sia noi Certo. che gli addetti ai lavori e anche il pubblico. Perché no il pubblico? Perché, ma in tutti i sport, direttore, non è solo tutti i sport. Certamente, certamente. Luigi, volevi fare una domanda Sì, insomma, si parlava dell'importanza di questa manifestazione del Trittico del Molise, che non è importante solo per il lato sportivo, ma anche per il risvolto che assume con il territorio, no? Perché poi sono coinvolte naturalmente attività di ristorazione, quindi voglio dire, per riavviare tutto il discorso c'è bisogno anche di una ripresa di questi settori, credo, Antonio, non so se me lo puoi confermare. Sì, sono d'accordissimo perché vanno ospitati specialmente noi, ma sia a Boiano che a Oradino e a Castelperuzzo, tutto il trittico. Boiano è sempre un po' più sentito, diciamo così. Vengono sempre personaggi, cioè squadre da tutta l'Italia. Allora abbiamo bisogno sia degli alberghi che dei ristoranti, per ospitare gli atleti e gli accompagnatori. Abbiamo bisogno che riparte tutto, sì. Vabbè, ma Sì. ripartirà, perché insomma adesso io poi ho sentito anche la volontà del governatore del Molise Toma a metà mese di riaprire una serie di attività, come ha fatto già il governatore della Calabria, perché evidentemente insomma è una situazione diversa nel Molise e in Calabria rispetto a quelle delle regioni più a rischio. Antonio, un'ultima cosa volevo chiederti da imprenditore, perché tu hai Molise Ricambi qui a Campobasso, due sedi sulla statale al bivio di Boiano, poi a Termoli, hai dei negozi di telefonia anche in Abruzzo. La situazione a livello imprenditoriale come la vedi?
Allora, noi fino ad oggi, direttore, è molto critica, la situazione è critica. Noi siamo rimasti aperti con pochissime persone in tutti e due i settori, sia nel settore della telefonia che nel settore dei ricambi. Noi a tutte le sedi dei ricambi si lavora con orari fino a ieri, con orari ridotti. Da domani vorremmo ripartire con un po' più di orario, un po' più lungo, diciamo così, perché se riparte, se qualcosa si smuove, noi siamo pronti e siamo presenti, diciamo così. E se noi siamo disposti a riprendere, cioè a far ritornare tutti gli operai, diciamo così. Già da domani non possono tornare perché se non vediamo quello che succede, come facciamo? Cioè, diventa difficile pure la nostra gestione. Noi non ci hanno dato ancora delle normative da rispettare. Allora noi stiamo andando avanti con tutto col fai da te e di quelle no, poche norme che ci hanno detto. Ma noi abbiamo sanificato i locali, abbiamo dato le mascherine, i guanti, tutte queste benedette cose ma non l'abbiamo fatto oggi, diciamo così. Noi da quando è successo dal 12-13 di marzo abbiamo preso queste cautele, diciamo così. Poi tutti i negozi ci abbiamo messo il plexiglass davanti, praticamente lo schermo che ti fa da schermo con la persona che c'hai di fronte. Fatto le strisce per terra che non possono stare più di una persona, due persone, diciamo così. Tutte le norme che noi ci dovevano dare, se ci danno dalle altre norme, noi siamo pronti con i clienti che speriamo che vengano, Ah perché beh, alla base di tutto abbiamo bisogno di clientela, purtroppo. certo, ma adesso domani parte la fase 2, quindi insomma circola anche un po' più di gente. Quindi diciamo che tu sei pronto con tutte le tue attività e se vi daranno la possibilità, insomma ci sarà anche un moderato ottimismo, possiamo definirlo così. Ma ottimismo per forza, direttore, perché noi, come io a Molise Ricambi, ho 20 operai e oggi stiamo lavorando con 7 operai, tra uffici e diciamo, tra uffici e le varie sedi. Cioè, è un rango ridotto. Nella telefonia, che sia con le due società che abbiamo, con Molise Mobile e con la Red Move Marche Mobile, perché abbiamo pure due sedi nelle Marche, ad Agona e a San Benedetto del Tronto. E praticamente là è la stessa cosa, abbiamo più di 100 operai là che stanno. Adesso stiamo in una quindicina di persone, stanno là lavorando. Cioè, una cosa molto. Molto così, con la Red Move che noi abbiamo i banchetti nei vari supermercati, nei vari centri commerciali, diciamo così, non supermercati, centro commerciale, e là è proprio tutto fermo, praticamente tutti a casa. È una cosa molto triste per i ragazzi che stanno sotto cassa integrazione e ci tengo a precisare, ancora oggi non vedono una lira questi ragazzi. Certamente, hai fatto bene a dirlo e beh, i conti sono presto fatti perché su 20 dipendenti con Molise Ricambi ne lavorano 7 finora, quindi 13 in questo momento sono a casa. Le altre società, anche lì ne lavorano 15 su 100, quindi insomma noi ci auguriamo che effettivamente insomma, queste persone possano ritrovare il lavoro ed hai fatto anche bene a dire che finora non hanno percepito un euro per quel che riguarda la cassa integrazione. Va bene, Grazie. Antonio. Io ti ringrazio per questa presenza via Skype a Domenica Sport. In bocca al lupo, perché insomma noi siamo sportivi, quindi dobbiamo sempre crederci. Allora io dico, dottore, direttore, viva il lupo, non crepi il lupo, viva il lupo e speriamo che noi ripartiamo alla grande più di prima, diciamo così. Siamo ottimista, sicuramente
non sarà come prima, però ce la dobbiamo mettere tutto, anche perché stiamo in questa piccola regione, cioè se andiamo via oppure se qualcuno viene meno, non riprende un operaio, insomma sono cose un po' brutte per la nostra economia locale. Grazie Antonio, buona serata a te. Grazie, direttore. Grazie, grazie. A te. Buona serata a te. Allora, Pino Somma. Sì, grazie direttore. Ultimo spazio dedicato ai dati. Velocissimamente parliamo del Trivento, formazione del campionato di promozione che ha disputato un po' un torneo fino al punto in cui praticamente si è bloccato tutto il movimento calcistico della nostra regione. La formazione gialloblu era nona, un punto dalla zona playoff del campionato cadetto della nostra regione, totalizzando 37 punti in 25 gare, frutto tra l'altro di 10 vittorie, 7 pareggi, solo 8 le sconfitte, 31 i gol fatti, 30 quelli subiti. Una macchina da gol che non è andata proprio in maniera brillante, quella del Trivento, del presidente Carmine Guidone, con l'allenatore che è play manager Lorenzo Viglione, che tra l'altro è sceso anche in campo realizzando un gol nelle 17 partite di campionato. Il giocatore più impiegato è stato Nicola Di Blasio, che ha realizzato che ha giocato 24 partite. Il miglior realizzatore del Trivento è stato Milichillo, che ha realizzato 8 gol. Con Totaro, formava la coppia gol più importante. Totaro poi invece a dicembre è andato via, Totaro ha realizzato 4 gol. Trivento che la prima partita di campionato non disputato avrebbe dovuto giocare l'Acqua Santiani contro il Carovilli. Filipponio, hai sentito le preoccupazioni anche del nostro amico Antonio Tamburri di Molise Ricambi, evidentemente insomma il mondo imprenditoriale, se non si riparte, se non si comincia a ripartire, veramente è in grande sofferenza. Sì, ho ascoltato le parole del Tamburri e sono delle parole importanti, perché appunto l'imprenditoria in tutti i settori sta trattando molto questa situazione. C'è bisogno di regole, c'è bisogno di ripartire nell'assoluta possibilità di avere sicurezza per tutti quanti, e sperando di far riprendere un po' tutto il sistema, perché altrimenti saremo un po' in difficoltà. Senti, ti voleva fare una domanda a Luigi. Rosario, ti volevo chiedere insomma questa strada per la A2, per la Magnolia, insomma è anche un pochino sfortunata, possiamo dire, perché lo scorso anno, come sappiamo, c'è stata quella sconfitta nella semifinale playoff, poi se non sbaglio la società che vinse dichiarò che non si sarebbe iscritta, ora non ricordo bene, il Bologna, sì, quindi fu una beffa poi per tutte le altre società. Quest'anno avevate trovato un ottimo ritmo in testa alla classifica, immagino che la federazione, in un'ottica di un campionato del domani, ora non sappiamo quando ripartirà, non vorrà fare a meno della Magnolia. È chiaro che è una domanda che va avanti un po' nel tempo, però immagino che qualche chiacchierata ci sia stata per disputare il prossimo campionato di A1. Ti volevo chiedere, insomma, cosa potevi dirci in tal senso? Ma ricordando l'annata scorsa, sicuramente ci fu la sconfitta col Bologna qui nel doppio incontro andata e ritorno, dove, se ben ricordo, io a Bazzieri, ricordo la presenza tua del direttore. Ci fu uno spettacolo di gente, di persone che erano presenti. Bologna poi, quella società, rinunciò alla 1, però fu ripescato a un'altra società, la Virtus Bologna, che diciamo la stessa società che fa la 1 maschile, che attualmente milita la 1 femminile. Per quanto riguarda quest'annata, obiettivamente, essere primi dalla prima giornata fino al momento dell'interruzione, è duro accettare un'eventuale esclusione dalla 1. È ovvio che qualche chiacchierata è stata fatta. La speranza e la voglia probabilmente di essere protagonisti in un campionato come quello di A1 c'è tutta. È ovvio che poi la palla passa alla Lega Basket Femminile, alla Federazione Pallacanestro, per le decisioni del caso. Senti, un'ultima cosa volevo chiederti, Rosario, voi avete un grandissimo movimento, vi devo dare atto, l'avete sempre avuto, con Mimmo Sabatelli, che è la cestistica, no?
è la scuola Sì, base. assolutamente sì. Per esempio, io adesso parlavo prima con, Permettimi. io no, parlavo prima con un amico che mi diceva che probabilmente si troveranno delle soluzioni per far ripartire le scuole calcio, perché per voi è assolutamente fondamentale. Penso sia la linfa vitale. Permettimi di ricordare la cestistica, appunto, nelle persone sia di Mimmo Sabatelli che di Mario Greco, che sono poi artefici di questa creatura. Noi speriamo una ripresa immediata delle attività, soprattutto per i più piccolini, perché poi è proprio da lì che nasce il cosiddetto fuoco, il movimento, essere attaccati a una realtà e prese ben fede alle partite della Magnolia, la Magnolia in A2. Ci sono tantissimi bambini e questo, diciamo, che forse è il risultato più importante che la società ha ottenuto in questi anni. Certamente. Eleonora, avevi ancora qualcosa? Sì, direttore, innanzitutto saluto e ringrazio Lucia Mastrantonio, Pardola Serra, che ci segue da Como e che ci hanno inviato dei messaggi. Ringrazio ancora Federico Coccaro, che si complimenta per questa bella iniziativa di avere come ospiti tramite collegamenti Skype i grandi del passato, da Tacchi, Perrone e oggi con Ciappi. E poi Goretti anche, che mi ha scritto poco fa, che stava seguendo anche lui da San Nicolò di Celle. Poi 30 km da Perugia. Franco De Santis, ci tenevo a leggere questo suo bel messaggio. Anche in questa puntata forti emozioni. Il ricordo più bello che ho di Ciappi è l'abbraccio dopo il fischio finale di Campobasso Juventus con il presidente Molinari, che stranamente volle andare in campo a seguire l'ultimo quarto d'ora di quella famosa gara proprio accanto alla porta difesa da Ciappi. E fai auguri al direttore per il traguardo raggiunto. E poi, direttore, volevo mostrare, sempre per la parentesi social che stiamo avendo in queste ultime puntate, un video di due ragazzi molisani, famosi nell'ambito del calcio regionale, che in questi giorni su Instagram si sono sfidati a colpi di freestyle con il pallone, che ovviamente inconsapevolmente sono stati ripostati sia da una pagina Instagram molto seguita, da circa 300.000 followers, che da Ronnie Mengo, che ha una rubrica che si chiama Se Vabbè e che va in onda su Italia 1 nell'ambito della trasmissione XXL Sport Mediaset, e ci tenevo a mostrarlo proprio perché hanno fatto dei giochi con il pallone davvero, davvero divertenti e davvero belli. Vediamo. Tati dei maghi, tac, di ginocchio, trick di tacco. Sempre più difficile, di sponda, sono chiaramente impazziti e stanno cercando di far impazzire anche noi. Ma gli arbitri in questo periodo cosa stanno facendo? Nel video ripostato dai due bomber del freestyle si vedono interamente i loro giochi, quindi volevo rubare giusto qualche altro secondo per far vedere meglio, insomma, cosa hanno realizzato sempre nelle mura domestiche con il pallone, sfidandosi ovviamente per gioco. Eh sì, giustamente, ha ragione Luigi, sono Stefano Nardacchione e Ivano D'Aversa, che appunto, come dicevo all'inizio, sono famosi nell'ambito del calcio regionale molisano e che appunto non hanno perso occasione in questa quarantena per divertirsi sempre con il pallone, nonostante i campi di calcio non si possano calcare in questo periodo. Questo non ha fermato ovviamente due appassionati come loro. E poi, direttore, c'era stato mandato da Francesco Brunale il video di Campobasso, di Arezzo Campobasso. Quell'episodio che ha detto Ciappi. Quell'episodio, no? Di cui ha parlato Ciappi, ho preso, diciamo, il minuto, il secondo in cui c'è questa stretta di mano. Quindi ecco, possiamo vederla in onda, eccola qui. Eccolo qui. Ciappi, che aveva parato. Neri è stato veramente grande. Ciappi aveva parato un rigore a Neri, poi Neri segnò in rovesciata e Ciappi andò, e fallo rivedere, eccolo qui, gli è andata dalla mano, dire, ha detto: guarda, t'ho parato il rigore, però hai fatto veramente una prodezza. Va bene, saluto Pino Somma, grazie Pino, buonasera a te. Grazie direttore, buona serata a tutti e a domenica prossima. Saluto Rosario Filipponio, che è stato insieme a noi tutta la puntata. Buonasera Rosario, e un saluto anche a tuo padre, grande, grande appassionato di sport e sportivo doc.
Grazie di cuore, grazie per l'ospitalità, complimenti per la trasmissione. Mio padre affianca a me e la saluta e ricorda, ovviamente lui da tifoso del Toro, considerando che lei è della Fiorentina e siamo gemellati, che domani, il 4 maggio, è ricorso il 71° anniversario della tragedia di Superga. Sicuramente, sì, è che è stata una cosa, io ancora non c'ero, però insomma è una cosa che mi ha ferito moltissimo. Allora, saluto Rosario Filipponio, grazie a Gianni Bruno. Grazie a voi. Studiamo bene questa storia del professionismo, che francamente io nemmeno ci avevo mai pensato. Insomma, che l'Italia è il paese dove ci sono più società professionistiche di calcio, addirittura 100, negli altri stati abbiamo visto ce ne stanno 40. Grazie a Luigi per la partecipazione, per buonasera. I commenti. Buonasera a voi. Adesso, dopo la pubblicità, andrà in onda la prima parte, vero Eleonora, di un'intervista fatta con un altro protagonista della storia rossoblù, Antonello Corradino. Però prima, Eleonora, volevo salutare e ringraziare i nostri tecnici di Termoli, Alessandro Amedeo Nardella, i tecnici di Campobasso, Angelo Pompei, Donato Mignogna, Fabio Boscarino e Massimiliano Chiocchio, e volevo ringraziare naturalmente tutta la struttura della redazione sportiva di Telemolise. Grazie soprattutto a te, Eleonora, per quest'altra puntata, tra l'altro storica, sì, perché avevamo iniziato il 3 maggio, oggi è 3 maggio, quindi un ringraziamento speciale a te. E un grazie a lei, direttore, che festeggia questo traguardo non a caso, proprio stando qui a Domenica Sport. E un ringraziamento ovviamente ai nostri telespettatori che hanno interagito con noi e che ci hanno seguito anche questa domenica. Dopo la pubblicità restate sintonizzati perché ci sarà la prima parte dell'intervista ad Antonello Corradino, speciale dedicato a questa intervista. E io rinnovo l'appuntamento come sempre a domenica prossima, sempre alle 18 su Telemolise. Buona serata e buon inizio di settimana.